Massimiliano. Ciao Matteo. Mi racconti la tua storia? Un ragazzo che, come tanti, si ritrova in una situazione diversa, quella delle persone attorno a lui, e che fa di tutto per dimostrare a chi lo circonda di essere normale. Che cos'è la focomelia? È quello che vedi, il non svilupparsi completamente di alcuni arti. Come nasce la passione per i videogiochi? Nasce a 4 anni quando i miei genitori mi regalano il primo computer, perché non sapevano se sarei mai stato in grado di scrivere con le braccia o con il piede, e allora lì ho iniziato con Prince of Persia e sono andato avanti per tanti anni. Campione del mondo eSports contro i normodotati. Sì, quella diciamo che è stata una serie di traguardi che ho raggiunto. Inizialmente, quando mi sono approcciato agli eSports, ero ben voluto da tutti. Nel momento in cui invece ho iniziato a raggiungere dei risultati straordinari, a quel punto gli stessi ragazzi hanno iniziato a offendermi per la mia disabilità. Hai fondato il movimento No Excuses. No Excuses è uno stile di vita, è un grande movimento ed è un metodo che io ho creato partendo dalla mia esperienza di vita. C'è sempre un buon motivo per essere felici. Hai ricevuto l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana. È stato un bel riconoscimento, non è stato tanto un traguardo quanto un ulteriore trampolino di lancio per continuare a fare sempre di più e sempre per più persone. Come ti vedi tra 15 anni? Tra 15 anni mi vedo fare quello che già faccio, ad aver raggiunto tanti risultati, aver costruito dei centri in cui con il mio team aiuto le persone, aiuto i ragazzi. Qual è la tua più grande paura? Quella di sprecare la mia vita, non viverla allineata a quello che sono veramente. Ognuno di noi, se è in questo momento, in questa vita, è perché ha uno scopo più grande. Cosa vorresti più di tutto? Quello che vorrei è quello che ho. Il resto sto lavorando per esserlo e quindi di conseguenza ottenerlo. Ciao Massimiliano, grazie. Ciao, grazie a te Matteo.